Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta salata al tonno e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono una dose di pasta brisè, tonno sott'olio sgocciolato, panna da cucina, olive nere tagliate a pezzetti, pomodori ciliegino tagliati in quarti, sale, pepe, noce moscata e prezzemolo. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il tonno. La panna da cucina Bimby. Il pepe. Un pizzico di sale. La noce moscata e il prezzemolo. Ed azioniamo il Bimby per 3 minuti, 60 gradi, velocità 2. Aggiungere le olive ed azionare il Bimby per 30 secondi a velocità 2. Il composto è pronto, versarlo sulla pasta brisè che abbiamo precedentemente bucherellato. Livellare bene. Posizionare i pomodorini. Chiudere bene i bordi. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti circa. La torta salata è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta salata al tonno e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta!